E se durante il colpo alla gioielleria prendessimo i peggiori aiutanti possibili? Ringrazio Christian per la domanda, quindi mi sono recato al colpo. Ho scelto l'autista indeciso, il tiratore definito da Lester come scemo e come hacker il tizio che incontriamo a Life Invaders. Una volta iniziato il colpo, subito sono giunti i primi problemi, con l'hacker che si impanica e suggerisce di uscire praticamente subito. Qui Michael inizia a insultarlo, è abbastanza comica la situazione. Una volta fuori, il tizio al posto delle moto da sterrata avrà scelto le moto da strada. Si impanicherà e non saprà dare le indicazioni. Poi uno si ammazzerà in moto, ci perderemo nelle fogne, sarà un litigio continuo finché non usciremo. E tralasciando qualche esclamazione stupida dell'hacker, finiremo come al solito, decisamente più divertente del colpo normale. Robore.